Bentornati, buongiorno. Oggi 22 agosto noi ricordiamo Maria come regina. Ascoltiamo. Pio XII istituì la festa della regalità di Maria l'11 ottobre 1954, da celebrarsi ogni anno in tutto il mondo il giorno 31 maggio. Fu poi trasferita il 22 agosto nell'ottava dell'Assunzione, per sottolineare il legame della regalità di Maria con la sua glorificazione corporea. Con tale festa il Papa ha voluto sigillare con la sua autorità la voce delle preghiere liturgiche e il senso del popolo cristiano, che attribuirono perennemente alla Vergine la dignità regale. Non si tratta quindi di una nuova verità proposta al popolo cristiano, perché il fondamento e le ragioni della dignità regale di Maria si trovano nei documenti antichi della Chiesa e nei libri della liturgia. Infatti, fin dai primi secoli della Chiesa cattolica, il popolo cristiano ha elevato preghiere e inni di lode e di devozione alla Regina del Cielo, sia nelle circostanze liete, sia e molto più nei periodi di gravi angustie e pericoli. La Vergine Maria è regina non soltanto per la maternità divina, ma anche per la partecipazione alla redenzione. Infatti, come Cristo è nostro Signore e Re, anche per il fatto che ci ha redenti col suo prezioso sangue, così Maria, in modo analogo, è pure nostra regina, perché prese intima parte, come nuova Eva, all'opera redentrice di Cristo, novello Adamo, soffrendo con lui ed offrendolo all'Eterno Padre. Maria è la prima che è passata attraverso la via aperta da Cristo per entrare nel Regno di Dio. Una via accessibile agli umili, a quanti si fidano della parola di Dio e si impegnano a metterla in pratica. Tantissime sono le maniere in cui anche il popolo di Dio ha voluto rendere presente Maria nella propria vita e una di queste in maniera particolare è volerla, acclamarla, desiderarla come propria regina. Non ci sono più regine come un tempo nella nostra società, abbiamo una forma di governo diversa, per cui soprattutto nella nostra parte di mondo è scomparsa questa figura, soprattutto nella sua importanza. Ma cos'era la regina se non l'avvocata del popolo, se non colei che portava anche costantemente i desideri e i bisogni del popolo all'occhio del re, che magari poteva essere un po' più preoccupato per altre situazioni. La regina è sempre, anche nel nostro immaginario, la visione della bellezza, della regalità più elegante e più piacente. Allora Maria è proprio questo, la regina, però la regina nell'umiltà, la regina nell'oro dell'obbedienza a Dio e nell'ascolto della parola. E noi vogliamo in ginocchiarci oggi a questa madre grandissima che sempre si preoccupa per noi e che vogliamo proprio acclamare come nostra regina. Maria, regina, prega per noi.